Federico Basile, la presenza oggi di Nino Germanà, l'onorevole Germanà e di Prima d'Italia suggella quella che è diciamo, l'alleanza tra la sua lista, la sua candidatura, il suo progetto e una parte del centrodestra. Ma un elettore di centrodestra dovrebbe votare lei per votare veramente il centrodestra? Un elettore di centrodestra, un elettore di centrosinistra, un elettore di centro, ancorché esistano ancora i partiti, deve votare Federico Basile perché è la concretezza delle azioni per una città che ama essere governata da chi ha a cuore il proprio territorio. L'ho detto in diverse occasioni e lo dico anche in questa occasione. Federico Basile non è un'alternativa alla politica, è l'unica soluzione per governare questa città partendo dal territorio. Quindi lei pensa di essere il candidato che scardina le categorie ideologiche centro, centrodestra, centrosinistra, anche se nella sua coalizione appunto presenta un partito di centrodestra che durante la presentazione del comitato elettorale si è detto l'unica novità del centrodestra. E la novità, come si è definita lei stessa, proprio perché si è staccata da quelle logiche politiche del centrodestra, del centrosinistra, del centro, avendo a cuore il territorio, e questo è stato ribadito più volte. Io non mi sento l'alternativa ai partiti, io sono l'alternativa legata alla tutela del territorio che abbiamo governato bene e che continueremo a governare bene. Quindi lei, Federico Basile, è di centro, di centrodestra o di centrosinistra? Io sono un messinese che ha intenzione di continuare ad amministrare questa città essendo legato al territorio e a tutte le sue azioni concrete che abbiamo portato avanti.